Buongiorno, per Notizie d'Abruzzo siamo a Pescara in via Lungaterno, sede del Partito Democratico regionale, e abbiamo qui Marco Rapino, segretario regionale del Partito Democratico. Iniziate con una serie di incontri e confronti per le prossime elezioni regionali o state cercando di riassumere il dibattito interno dove ci sono delle tensioni? Beh, entrambe le cose. Intanto noi abbiamo deciso insieme ai nostri alleati in regione di aprire un confronto serrato per stipulare un vero e proprio mandato, un patto di fine mandato per questa legislatura regionale, che poi saranno le basi, e quindi inizieremo i dialoghi per costruire il nuovo programma, che dovrà essere non solo frutto di un dialogo tra le forze politiche, ma con i cittadini, le associazioni di categoria, i sindacati, insomma mettere al centro la politica per ricostruire e rilanciare la proposta per la nostra regione. Bene, da più parti infatti vi sollecitano a ritornare tra la gente, come si dice, ma avete uno schema, un'iniziativa di dialogo, cioè ci saranno degli incontri tematici o solo con le associazioni di categoria? Beh, noi intanto abbiamo individuato tre grandi questioni per questo patto di fine legislatura, che sono la questione sanitaria, la questione del lavoro e la questione delle politiche sociali, e poi una serie di altri contenuti come per esempio quello, il tema delle case e il tema dell'accoglienza. Noi dobbiamo provare a costruire un'agenda che non guardi solamente alla politica, ma guardi appunto ai cittadini, quindi un luogo di confronto, un sito per i cittadini per fare proposte, per giudicare le nostre proposte programmatiche, una grande fase di ascolto, vera, larga, e insieme alle forze politiche poi fare una sintesi per darci degli obiettivi di medio e lungo termine, che non guardino solo all'orizzonte di questa legislatura, ma che siano appunto le basi del nuovo programma. Bene, da parte anche, ritorniamo un attimo all'interno del partito, ci sono anche, come è ovvio che ci siano, delle critiche alla linea politica dello stesso segretario. Lei ha detto: ma io non potevo fare un esponente del Movimento 5 Stelle contro, insomma, il mio stesso partito. Cioè, lei, qual è la risposta che lei dà a chi critica la linea del segretario? È legittimo criticare, io sono disponibile ad ascoltare tutti quanti in questo momento, perché ritengo che ci sia veramente bisogno di tutti, quindi quelle critiche positive ci devono essere. Poi chiaramente ognuno tirerà le proprie conclusioni, sapendo che però oggi l'unità del partito è fondamentale. Io ho proposto una grande fase collegiale in Abruzzo, tenendo tutte le anime di questo partito coinvolte, ma che non sia solamente una modalità per decidere chi o cosa dovrà comporre le prossime liste. Io credo che la vera questione da mettere al centro siano i temi, e sui temi ci sarà bisogno di tutto, e saranno proprio su questo che misureremo il profilo del partito e poi le candidature giuste per le prossime regionali. A proposito dei temi, qual è il tema che sta più a cuore a Marco Rapino, segretario del Partito Democratico? Per me sono i temi del lavoro, il tema delle nuove generazioni e come trovare risposte alla grande domanda di lavoro e di futuro che le nuove generazioni propongono. Bene, sulla politica nazionale può fare una breve osservazione? Ma anche lì io credo che il partito debba riuscire a trovare un'unità. Adesso abbiamo questa importante assemblea la prossima settimana, dove dovremo trovare una linea comune per rilanciare il progetto del Partito Democratico. In questo momento il PD, secondo me, sta facendo bene a livello nazionale a comunicare, noi vogliamo fare una minoranza responsabile in questa fase, e quindi ci aspettiamo dalle forze politiche che hanno vinto le elezioni di mettere in campo una proposta su quale ragionare per dare un governo al nostro paese. Bene, ringraziamo Marco Rapino, segretario regionale del Partito Democratico. Buon lavoro. Grazie a voi.